Certamente la rete è uno dei modi oggi più facilmente accessibili anche per persone che hanno poche risorse e che però hanno delle cose da dire e da trasmettere, da diffondere. È un mezzo straordinariamente efficace e promettente, è un mezzo attraverso cui chi ha delle cose da dire può anche imporre un'agenda nuova rispetto a quello che è sedimentato, stantio nel dibattito pubblico. E per questo abbiamo chiesto a Pippo, che è un maestro e che ha dimostrato di fare un lavoro molto efficace, di aiutarci in una riflessione. Lo ringrazio molto a nome di tutti per aver accettato e vi do la parola. Allora io inizierei così. Microfono. Paolo. Inizierei così, direi che non è una questione di tecnologia ma di cultura politica, questo è il mio approccio, ovvero non ci dobbiamo preoccupare tanto, non ne sono in grado io, non credo che sia il focus di questa vostra giornata, delle questioni tecnologiche, ma della capacità di interpretare su quelle piattaforme di cui parleremo un ruolo politico. E la parola per me è fondamentale, non soltanto per quello che riguarda ovviamente il web, ma per, io credo in generale per la politica italiana e per il Partito Democratico forse ancora di più, è la questione della relazione politica, della relazione in sé. E se ci pensate il web ci impone questo tema, forse più che il nostro dibattito interno, no? Fatto in modo formale e spesso burocratico. Il web spalanca alla relazione e ci espone anche al, potremmo dire, al pubblico ludibrio. Oggi è successa una cosa fantastica, non so se avete avuto modo di seguirla, ma il ministro Gelmini ha spiegato che è stato costruito un lungo tunnel dal CERN di Ginevra al Gran Sasso per far correre i neutrini. E questo tunnel è costato 45 milioni di euro e ovviamente nel celebrarlo sul sito attraverso un comunicato stampa del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica si spiegava ovviamente che i neutrini praticamente li ha inventati il governo Berlusconi. In tutto questo, se voi aprite una pagina qualsiasi di un social network, troverete un florilegio oggi di interpretazioni gustosissime che rendono popolare un fatto di per sé inerte, come un comunicato stampa di un ministero, cioè scritto proprio con la carta intestata, e che forse 10 anni fa nessuno avrebbe letto, l'avremmo letto senza tutta questa ironia sulla quale tornerò l'indomani sui giornali e poi un trafiletto, insomma, come curiosità. Invece è diventato il tema della giornata, che sul web credo non solo, perché in questi giorni tristi anche scherzarci sopra alle cose può fare bene. Dicevo però che la questione della relazione politica è fondamentale. Guardate, noi abbiamo molto da fare nel campo del centro-sinistra su questo tema, non soltanto per i nostri vizi che citavo prima, ma perché c'è un mito che potremmo chiamare il mito del asocial network, cioè noi ci vantiamo di un certo elitismo, di diffidare di mezzi di comunicazione di massa, questo è tipico di una tradizione della sinistra italiana, diffidiamo di qualsiasi novità, ed è un po' paradossale per una forza politica progressista, diffidiamo di quelli che usano questi strumenti ritenendoli, a Milano si dice dei pirla, simpaticamente poi perché ci incuriosiscono, però non li prendiamo tanto sul serio. Io per anni, e non sarei qui se non avessi un blog, voi direste però forse era meglio che non lo avessi così non venivi qui, però insomma il blog era considerato, cioè Civati è un blogger, no? E da lì si partiva per un dibattito spesso anche curioso in pubblico. Allora, questa tendenza alla socialità invece ci indica una delle questioni fondamentali che dobbiamo recuperare velocissimamente, un po' come il tunnel della Gelmini, più veloci dei neutrini dobbiamo essere, che è quello della distanza, della lontananza e del distacco tra il ceto politico e l'utilizzatore finale delle cose che diciamo, che pensiamo, delle campagne che promuoviamo. Questo è il tema che forse la rete contribuisce a risolvere in qualche modo, perché ci avvicina inevitabilmente ai destinatari, crea comunque, anche se non la usiamo bene, comunità, ci costringe a relazioni, come dire, molteplici e multipolari, che è un altro tema che fa segno in politica a un tratto pluralista che secondo me dobbiamo assolutamente recuperare. C'è questa parola, che è una parola molto forte, molto di sinistra secondo me, anche molto bella, che è quella della condivisione. C'era un amico di Marsala che scherzava e diceva siamo passati dall'I care all'I share, se mi sente Walter probabilmente finisce male, però
l'idea è quella di trasferire, di condividere, di mettere a disposizione di un campo di forze le proprie intuizioni, il proprio sapere. Anche questo è una cultura, è un fatto di cultura politica. Noi siamo in un paese in cui la tendenza corporativa appartiene anche a chi fa dibattito pubblico e si tiene i propri segreti, le proprie competenze. Invece forse questo tratto, no, che ci costringe ad essere estroflessi, è un altro fatto che io considererei di grande valenza anche culturale. E non è necessariamente banale nemmeno il famoso like di Facebook da questo punto di vista, perché è del tutto evidente che è uno strumento, per chi è abituato ad usarlo, che ci porta anche a considerare come sono popolari le cose che diciamo, come sono percepite, che effetto fanno. Io settimana scorsa ho spiegato che era vero che era colpa dei media che Berlusconi fosse lì, cioè ho rovesciato la battuta di Berlusconi, no, che non so se l'avete letta tutti, insomma, è colpa dei media se siamo stati declassati, colpa dei media se c'è la crisi. In verità forse è colpa dei media se c'è Berlusconi, ma io intendevo dire evidentemente che era colpa di una supremazia da parte proprietaria di Silvio Berlusconi e in generale forse di una certa distrazione del centro-sinistra nel non aver fatto la famosa questione, risolto la questione del conflitto di interessi. Beh, vi devo dire che è stata vissuta malissimo questa cosa dal popolo della rete, perché il popolo della rete l'ha presa come un tentativo da parte mia di smarcarmi rispetto al fatto che noi non avessimo fronteggiato a sufficienza Silvio Berlusconi, che dessimo la colpa ai giornalisti. Ecco, il fatto di avere like o commenti su una frase del genere ci dice un sacco di cose e ci dice che interpretare il parere delle persone e poterlo fare in modo automatico e immediato ha un valore straordinario. Pensate a come cambia un punto di vista, la dico con una battuta, non siamo più preoccupati se diciamo una cosa sul web di quello che pensa il nostro collega in Parlamento o nel circolo territoriale, come si dice, no, con precisione burocratica, ma siamo preoccupati di quello che pensano gli elettori, ovviamente i nostri elettori, perché guardate, stiamo parlando sempre di cerchie a cui ci riferiamo, però questo è un fatto di una grande sanità, secondo me, psicologica e politica, cioè noi ci rivolgiamo immediatamente al nostro elettorato, abbiamo un rapporto diretto col consenso e con il dissenso delle persone, anche questo fino a qualche tempo fa era difficile da ottenere. E poi c'è un fatto di umiltà che è connaturato alla questione, alla piattaforma web e al modo di lavorare sul web, cioè chiunque può alzarsi e dire ma tu chi sei per dire questa cosa, cioè il contrario del lei non sa chi sono io, sanno benissimo chi siamo quando scriviamo queste cose, ma hanno anche la possibilità di interferire su quello che diciamo le persone che ci votano, che ci sostengono, che ci seguono. Sembrano banalità, però guardate che alla politica questa cosa fa benissimo, secondo me farebbe bene, a me piacerebbe un D'Alema su Twitter davvero, cioè lui, come dire, costretto a confrontarsi quotidianamente, ma lo dico citando D'Alema per citare il nostro capo religioso, l'idea cioè di costringere anche ad un bagno di consenso, di dissenso i nostri leader politici. C'è un tema poi, che è quello che la relazione invita a non essere troppo gerarchici, quindi ancora l'unità, ancora la necessità di avvicinarci ad una politica in cui non sia importante la piramide decisionale, ma sia importante il confronto, anche serrato e anche diretto, del controllo, della verifica e ovviamente la trasparenza, potete immaginare voi quanto sia importante. In Italia si usa pochissimo la rendicontazione di mandato, si usa pochissimo il sistema degli open data, si usa pochissimo un rapporto tra l'amministratore e il cittadino che, come dire, metta in fila i dati e anche il rapporto su quello che questo amministratore sta facendo. Ecco, io credo che una delle questioni morali del nostro paese, ad esempio, sarebbe risolvere questo tipo di problema, mettere a disposizione dei nostri cittadini, dei nostri concittadini e degli elettori una serie di informazioni che potrebbero qualificare e anche spiegare loro perché se rubiamo lo stipendio o se non lo rubiamo. Guardate che non sono cose di poco conto, visto che stiamo parlando della grande questione della fiducia e della credibilità, questo potrebbe essere usato molto meglio. Devo dire che lo fanno in pochissimi, c'è un parlamentare che si chiama Bratti di Ferrara, e sul suo sito potete trovare questo materiale, che fa addirittura un bilancio sociale del suo mandato, che insomma, la quintessenza, cioè spiega in termini di ricadute e di conseguenze quello che lui fa l'attività quotidiana nel lavoro di un anno. Però credo che queste cose non siano delle banalità, ecco, non guardatele con sufficienza, perché
Io sono accusato di essere un ladro più o meno 3 o 4 volte al giorno da tutti quelli che, anche quelli che votano il PD, non solo la camea della destra. Ed è scioccante perché alla fine ci si rende conto che quel famoso 40-50% di persone che dicono che non sanno che cosa voteranno è reale, e vive insieme a noi e lotta magari contro di noi, pur magari pensandola come la pensiamo noi. In tutto questo ci sono un po' di miti da sfatare. Il mito da sfatare numero uno è che ci sia una differenza ontologica tra chi sta sul web, non so cosa abbia detto Dino Linduni che è bravissimo, ma e chi invece fa politica a livello tradizionale. Per anni ci sono stati al lavoro degli antropologi che hanno studiato l'attività dei circoli e chi invece sta dietro a un computer per cercare di spiegare che non c'è quella distanza, che rappresentarla è sbagliato, che il web è un grandissimo strumento di organizzazione delle campagne elettorali, dell'attività quotidiana delle sezioni territoriali. Del resto noi siamo, ci riempiamo la bocca e la testa di Barack Obama. Barack Obama aveva soprattutto una cosa, che è un grande database. Aveva un'organizzazione costruita sulla base di competenze minime che mettessero in relazione migliaia di dati. Bene, noi ce l'abbiamo già il database di Obama, è il famoso archivio delle primarie, che è contenuto in una teca presso il Sacro Graal, che non si può mai utilizzare, e che invece sarebbe l'occasione strepitosa proprio per fare unire le due cose, unire il click, il like, il Facebook al gazebo da fare e magari posizionarlo, come vi hanno spiegato altri professionisti, in un determinato posto, facendo campagne magari declinate sulla base di quei dati sulle esigenze del territorio. Noi continuiamo, segnalo, come Partito Democratico e Centrosinistra, a fare campagne uguali in tutta Italia. Non so, pensateci un po', fateci. Potremmo dedicare un minuto di silenzio a questa cosa, perché costa un sacco di soldi e non intercettano mai il consenso che dovrebbero, cioè questi famosi pannelli nelle stazioni sono un po' inquietanti. Poi sono associati al ritardo del ferroviario, quindi hanno un effetto psicologico sbagliato. Però ecco, non c'è nessuna distanza, anzi, se ci pensate, chi sta sul web bene ha contenuti e capacità di relazione, quello che serve nello stesso modo, nello stesso tempo, anche quando si sta per strada. Deve usare un linguaggio comprensibile e vicino alle persone, perché invece quelli che fanno politica in TV e che vanno appunto al banchetto devono usare il politichese. Cioè, guardate, alla fine forse potrebbe essere interessante fare anche uno scontro tra questi due mondi. E questa cosa dura. Non pensiate che sia stata risolta, voi oggi state studiando, avete una formazione straordinaria. Io sono stato a Bari a un convegno del PD nel quale un giovane dirigente bravo, che ha fatto un comiziaccio anni 70, alla fine dice: usciamo da Facebook, basta stare su Facebook, c'era 25 anni. Allora capite, no, io gli ho consigliato di stare su Facebook anche ancora un po', cioè di trovarsi anche una fidanzata, se riesce a fare qualche poke agli amici, di andare a giocare a calcetto, trovarsi una dignità, diciamo, da persona normale, perché non è che chi sta su Facebook a 25 anni è strano, forse è strano che non ci sta, adesso se banalizzo e polarizzo la questione, però che un dirigente politico dei giovani democratici dica una cosa così, per me è inquietante, è assolutamente strano. Detto questo, un altro mito è che su internet è premiata la velocità, non la brillantezza. Non è del tutto vero. Ecco, questo è un artigiano del web, perché poi scrivo in realtà, come se scrivessi su un giornale, lo pubblico perché è molto più economico. Però ecco, in realtà la cosa che paga tantissimo è la costanza. E guardate, la costanza è un'altra categoria che noi dovremmo ritrovare. La costanza nel messaggio, nel tema che si frequenta, nella voglia di spiegarlo, anche di perderci del tempo. Il web richiede molto tempo, richiede un'ora di meno di sonno o svegliarsi presto la mattina, tutte cose che i politici farebbero benissimo. Richiede la voglia però di continuare, perché un blog ha per esempio la necessità di essere aggiornato, è una banalità. Beh, non lo so, perché i blog dei politici italiani non sono aggiornati. Il mio blog è il più visitato tra quelli degli esponenti politici, batto anche Di Pietro, mi vanto con gli amici, no? La sera quando torno a casa, però il problema è che tutti gli altri non ce l'hanno un blog, non hanno una presenza sul web significativa e continuativa, e c'è puzza di un'altra cosa da sgomberare, che dobbiamo subito allontanare da noi, che è l'insincerità dell'ufficio stampa. Allora, se volete stare sul web e non ci avete, non fate Presidenti della Repubblica o degli Stati Uniti d'America, dovete fare il più possibile l'aggiornamento voi direttamente.